Ok ragazzi, bentornati sul canale MDS, io sono il vostro Alastair. Oggi vlog speciale da 16 Games, direttamente in negozio, abbiamo il negozio per noi. Vi posso far vedere tutto quello che volete. Volete vedere i giochi, volete vedere i gadget. Cioè ragazzi, c'è di tutto, le novità che devono ancora uscire già potete ordinare. Jerry, che dopo ci parlerà di una cosa. Ora parliamo un attimo di noi. Come avete letto su Discord, ho lanciato questo contest. Ve lo spiego, così almeno non ci sono dubbi. Funzionerà in questo modo. Verrete invitati a gruppi di tre per fare le qualifiche. In base alle qualifiche, quelli veloci concorreranno con i più veloci, naturalmente mi adopererò per fare uno start decente, in modo che non ci siano problemi. Voglio delle gare belle. Naturalmente, per vedere chi parte prima, chi parte dopo, cosa si farà? Si farà delle qualifiche. Anche lì vi inviterò, avrete tre giri. Ci saranno altre persone, ma la pista dovrà essere libera, quindi non si parte insieme. Parte il primo, quando il primo è abbastanza avanti, parte il secondo. Se cadete, ragazzi, semplicemente vi rimettete in coda. Io terrò i tempi e naturalmente verrà conteggiato il giro più veloce. Non c'è warm up, quindi farete solo esclusivamente tre giri. Tre giri tutti. Naturalmente mi dispiace moderatori, ma voi non potete partecipare al contest perché voi mi dovrete dare una mano. Quindi abbiamo detto tre giri a testa con una media di 6 minuti. Si starà in sessione diciamo che una ventina di minuti, 25 minuti vi do massimo. Prendetevi in quella fascia oraria, perché sennò verrete qualificati come non qualificati e partirete nella batteria degli ultimi. Vedete voi, fatevi i vostri calcoli, contatevi una 25-30 minuti da stare lì e fare le prove. Naturalmente sabato e domenica io almeno non farò missioni, e poi voi vedete un attimo come organizzarvi, magari una volta che avete fatto la vostra qualifica con i ragazzi del gruppo che si sono qualificati con voi, potete magari andarvi a fare la missione, nessun problema. Inoltre vi annuncio già che una sera di queste io non sarò disponibile, quindi non wispatemi, non cercate di entrare in gruppo, perché dovrò costruire la pista nuova e nel frattempo sarò in chiamata con un vecchio amico che con piacere gli dedico una serata mentre mi costruisco la pista, tanto devo fare una cosa molto meccanica come editare i pezzi in modo che facciano una pista e poi coprire il tutto. Quindi, una volta finite, poi la sera ci saranno le batterie, passano alla giornata successiva i primi due e i migliori due ripescati. Perché così? Perché non so quanti parteciperete per... Poi sul momento magari poi vedremo, ci sarà magari che gli ultimi, quelli col tempo peggiore, avranno un malus, quindi se i posti a disposizione saranno pochi sappiate che ve la dovete giocare. Primo premio notturno, secondo scavafosse, terzo premio andate su Storm Shield 1, scrivete Alastil nella ricerca giocatore su Save the World, guardatevi i miei schematics, sceglietevi l'arma e fatemi sapere in modo che io mi farmo un po' di materiali prima. Parlato del contest e dei premi, parliamo anche poi di un'altra cosa che voglio fare, del genere fare delle tappe. Ci sono alcune persone che sono sul canale che hanno delle piste da overboard e possiamo fare tipo campionato, cioè voi ve la giocate, però sapete che se arrivate terzi prendete, che ne so, ora vedremo come impostare i punti, se farli semplici, farli come Formula 1, insomma ora vedremo un attimo, e alla fine
del campionato. Sì, dai, può andare bene il campionato. Anche lui approva. Ci sarà un premio, ora vedremo, parleremo un po' e vedremo che premio mettere. Sicuramente qualcosa di buono, magari, che ne so, un set di armi, materiali, ora non lo so, vediamo un attimo. Tanto siamo abbastanza bravi a giocare tutti da sapere cosa serve veramente in sto gioco, no? E detto questo, ragazzi, il discorso contest è finito. Naturalmente fatemi sapere nei commenti o su Discord se vi piace l'idea del campionato. E ora veniamo un attimo a parlare di cose importanti a proposito di 16 Games. Cioè, e non è l'unica cosa, ragazzi miei, eh. Con Jerry che approva sempre quando faccio queste cose, quando mi vengono queste idee. Naturalmente trovate 16 Games su Facebook, alla pagina 16 Games Battipaglia, risponde direttamente lui, quindi guardatelo già in faccia, è come se parlaste direttamente con lui. Oppure su Instagram 16 Games Battipaglia, giusto? Sempre 16 Games Battipaglia anche su Instagram, dove vedrete sempre aggiornati su quello che gli arriva, quello che non gli arriva. Sappiate che questa è la serranda del negozio, quella è sempre il negozio di Jerry, a fianco ci sono le poste. Spedisce in tutta Italia, non so se nel mondo, ma sicuramente in Italia. Se c'è qualche mio follower che non abita in Italia, mi dispiace ragazzi, ci attrezzeremo anche su quello. Io non so più cosa dirvi se non ci vediamo più tardi con un video che registrerò con voi, con alcuni di voi, fate attenzione. Vi spoilerò l'account di Jerry. Ta-da-da-dan! È forte, ma non è molto distante da voi, ragazzi. E poi vabbè, lui fa il benzinaio come secondo lavoro, quindi ha sempre i soldi. Non glielo dite mai che sennò si arrabbia. Dal vostro Alastel è tutto. Ci vediamo più tardi. Bella! Jerry non può salutarvi, vi saluta come al solito.